Buonasera, ben trovati a Poggio a Caiano Informa, la trasmissione di approfondimento e informazione dedicata al comune di Poggio a Caiano. Cominciamo questa puntata con un ricordo dedicato a Luigi Corsetti, l'ex dirigente del servizio cultura del comune scomparso il 1 novembre. Domenica scorsa si è tenuta un'iniziativa appunto in suo ricordo e come omaggio è stata donata al Museo Soffice del Novecento, pensate, la bicicletta che vedete alle mie spalle appartenuta a Soffici, ed è stato presentato anche un numero speciale del trimestrale di cultura e arte Ambra, una delle creature di Corsetti. Guardate. Una giornata in ricordo di Luigi Corsetti, ex dirigente del Servizio Cultura del Comune di Poggio a Caiano. Domenica scorsa, proprio nel giorno in cui Corsetti avrebbe compiuto 64 anni, nella sala Tribolo delle Scuderie Medice, l'amministrazione ha organizzato un'iniziativa molto partecipata, durante la quale è stato presentato un numero speciale della rivista Ambra dell'Associazione Culturale Ardengo Soffici e creatura di Luigi Corsetti. Il trimestrale di arte e cultura sarà quindi eccezionalmente dedicato alla figura dell'ex dirigente scomparso il 1 novembre, grazie alla cui passione Poggio a Caiano può vantare di ospitare sul proprio territorio il Museo Soffici e del Novecento italiano. Abbiamo ritenuto organizzare insieme all'associazione Ardengo Soffici nel più breve tempo possibile un momento di memoria, di omaggio, di ricordo a Luigi Corsetti, che per Poggio a Caiano, ma non solo, direi anche oltre Poggio, quindi a livello nazionale ma anche internazionale, a tratti ha rappresentato un personaggio di assoluto rilievo. Lo è stato non soltanto in qualità di responsabile dei servizi culturali e turistici di Poggio a Caiano, ma anche perché era il direttore del nostro museo Ardengo Soffici. Era una figura di riferimento, una pietra angolare per la storia locale, per il suo archivio privato anche, per tante ricerche che ha curato direttamente o che ha facilitato, contagiando con il suo entusiasmo così tante persone, così tanti giovani anche ricercatori e meno giovani. Quindi per tutti questi motivi e molti altri, penso ad esempio anche alla cura con cui ha seguito la crescita della nostra biblioteca Francesco Inverni, era importante organizzare un momento di riflessione e di ricordo. E sempre domenica Gabriella Bessi ha donato al Museo Soffice del Novecento italiano la bicicletta appartenuta ad Ardengo Soffici. Bessi era la vicina di casa dell'artista e poeta. La bicicletta di Soffici al museo l'ha regalata in onore di Luigi Corsetti perché lui amava la bicicletta di Soffici, del maestro Soffici, e quando veniva a casa mia non perdeva mai l'occasione di andare sopra la bicicletta. Allora purtroppo, nell'evenienza di quello che è successo, ho sentito proprio col cuore, ho fatto questo dono in memoria di Luigi. Comune di Poggio a Caiano contro la violenza sulle donne. Le iniziative non si fermano al mese di novembre. Sentite. Per quanto riguarda il Comune di Poggio, noi abbiamo fatto ben due iniziative. L'ultima si è conclusa proprio il 14 dicembre, grazie al Circolo Becagli, con una bella rappresentazione dal titolo Le Dee Vulnerabili, a cura della signora Giugni. Noi come Comune abbiamo fatto questa bellissima iniziativa il 28 di novembre. Si è trattato di una bella sfilata sulle note della speranza, una sfilata curata dalla signora Rugiada Meozzi, che è una stilista, e ci ha regalato degli abiti originali. Il nostro comune è riuscito a raccogliere tantissime adesioni, tantissime sinergie che non vorremmo disperdere sul nostro territorio, ed è per questo che continueremo anche nella prossima primavera facendo una cosa molto particolare, ovvero installeremo per la prima volta nel nostro comune una panchina rossa che proprio il 28 di novembre ci è stata regalata da un artigiano del nostro territorio. Per cui noi vi aspettiamo, aspettiamo di nuovo tutte le ragazze che hanno sfilato con noi, aspettiamo la stilista, aspettiamo l'artigiano e tantissimi altri cittadini che ci hanno chiesto di partecipare e di segnalare la loro presenza proprio perché c'è tantissima sensibilità sul nostro territorio su questo tema contro la violenza sulle donne. C'è già un'idea di dove installarla, questa panchina? Non voglio anticiparvi troppo, abbiamo già un'idea, probabilmente sarà nella zona Candeli, però non fatemi dire molto di più.
Soffici e Carena, Etica e Natura, è visitabile ancora fino all'11 gennaio la mostra alle Scuderie Medice, ma ascoltiamo dall'assessore Giacomo Mari e dal curatore della mostra Luigi Cavallo come sta andando. C'è ancora tempo per tutte le festività natalizie per visitare la mostra Soffici e Carena, Etica e Natura alle Scuderie Medice. A 10 anni dalla sua fondazione, il Museo Soffici del Novecento Italiano prosegue il percorso di conoscenza nell'arte del secolo scorso, approfondendo i rapporti di Ardengo Soffici con colleghi illustri. Dopo Mario Sironi nel 2015 e Ottone Rosai nel 2017, con la nuova esposizione si mettono a fuoco le vicende storico-artistiche che legavano Soffici a Felice Carena, suo coetaneo e come lui protagonista dell'arte del Novecento. Beh, è una storia del Novecento italiano, una delle storie più significative, perché Carena, pur essendo nato a Cumiana, quindi torinese diciamo, entrò nella cultura toscana nel 24, per Chiara Fama ebbe la cattedra di pittura all'Accademia di Firenze e naturalmente l'incontro con Ardengo Soffici fu naturale, in quanto Soffici in quel periodo era il dominus della cultura toscana. Lo è stato ancora per molto tempo. I loro rapporti, piuttosto intensi, amichevoli, devo dire forse anche fraterni, sono documentati e nella mostra e nelle lettere che Carena scrisse a Soffici, alcune delle quali inedite, pubblicate nel catalogo. 36 opere per ciascun autore, con diversi inediti tra cui gli autori tratti, la mostra sta ottenendo un buon successo di pubblico. Rimarrà aperta fino all'11 gennaio, è una mostra di assoluta qualità, non lo dico io, ma sono anche i visitatori che lasciano commenti assolutamente positivi e la critica intorno a questa mostra. È una mostra parallela dove si può ammirare in maniera proprio simmetrica, direi, le opere di Felice Carena e quelle di Ardengo Soffici. È una mostra unica, vale veramente la pena di venire a Poggio a Caiano per visitarla. Al momento dell'agenda diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti a Poggio a Caiano previsti nei prossimi giorni. Sabato 21 dicembre, mercatino natalizio. In piazza 20 settembre, dalle ore 8 alle 19, mercatino di oggetti natalizi e possibilità di fare un selfie sulla slitta di Babbo Natale. Mercoledì 1 gennaio 2020 alle 17 nella sala della giostra del Palazzo Comunale di Poggio a Caiano, concerto di Capodanno dell'Orchestra delle Colline Medice promosso dal Comune. Ingresso libero su prenotazione. Per prenotare è possibile telefonare al numero 055 87 01 201 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13. Lunedì 6 gennaio in piazza 20 settembre dalle ore 8 alle 19, mercatino della Befana, iniziativa inserita nel calendario natalizio organizzato dal Comune. Dalle 15.30 alle 17.15 sarà possibile fare un giro in carrozza con la Befana offerto dall'associazione turistica Proloco. E sarà visitabile fino a lunedì 6 gennaio la mostra di presepi dal mondo nella chiesa dell'Istituto delle Suore Francescane del Sacro Cuore, esposizione di presepi artistici visitabile il sabato e i prefestivi dalle ore 15 alle 19 e nei festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per questa puntata è tutto, Poggio a Caiano in forma torna dopo la pausa delle feste natalizie. Allora grazie per averci seguito e a voi tutti buone feste.